Bravi poracci che mi avete riconosciuto praticamente subito Captain Rainbow, che cultura! Ma ora vi voglio, di che gioco si tratta? Non è facile, eh? Poracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi anche ad agosto. Oggi sarà una puntata un po' speciale del TG Poro, ricchissima ovviamente, dove andremo ad analizzare i dati di vendita rilasciati da Nintendo e Sony per il primo quarto del 2021. Chi ha venduto di più? Ci sono vincitori e sconfitti? Qual è la console del momento? Tante domande a cui proveremo a dare una risposta, ma prima aspettate un attimo, questo è un posto di blocco. Prima di proseguire, come al solito, vi invito a supportare il mio lavoro con un piccolo gesto. Lasciate un like, iscrivetevi attivando la campanella delle notifiche e seguitemi su tutti gli altri social, Instagram e Telegram in particolare. Poi c'è il Patreon dove potrete finanziare direttamente la realizzazione di questi video tramite un piccolo contributo mensile che vi darà inoltre accesso a contenuti esclusivi come bloopers, dietro le quinte e live poracce. Vi lascio il link in descrizione. Iniziamo! Prima di iniziare a snocciolare i dati di vendita, passiamo in rassegna qualche notizia al volo e partiamo da una bella segnalazione. Sono tornate disponibili sul My Nintendo Store europeo e quindi anche italiano le carte Hanafuda di Mario. Ve le ho già segnalate all'interno del gruppo Telegram delle offerte poracce, ma è giusto riportare la notizia anche qui. Questo speciale set di carte è tornato disponibile sullo store ufficiale di Nintendo al prezzo di 24,99€. Inizialmente era stato messo in vendita lo scorso anno, ma era andato immediatamente sold out, quindi questo restock è utile per chi si è lasciato scappare l'occasione la prima volta. Nintendo indica caratteri cubitali che sono disponibili in scorte limitate. Sarà vero? Nel dubbio io non ci penserei su due volte. E dal nulla, ormai quasi un'abitudine, Nintendo ha deciso di annunciare a sorpresa un free update per Mario Golf Super Rush, in uscita domani. Si tratta di un aggiornamento ricco di contenuti. Sarà aggiunta una nuova modalità, i Ranked Match, un nuovo personaggio, Toadette, un nuovo stage, New Donk City, e sono stati ritoccati anche i Motion Control. Tutto questo ben di Dio sarà disponibile già a partire da oggi, con la conferma che nuovi update verranno rilasciati in futuro. Speriamo che il supporto continuo duri il più a lungo possibile e che magari questa di tenere in vita i giochi diventi un'abitudine estesa a tutto il catalogo delle produzioni targate Nintendo. Sono state annunciate le date dell'edizione 2021 della Gamescom, importante fiera europea, che anche quest'anno si svolgerà interamente in formato digitale. La manifestazione si terrà dal 25 al 27 agosto e aprirà le sue porte virtuali con una opening night live di ben 2 ore condotta dall'onnipresente Jeff Keighley. Il 25 alle 20, ora italiana, seguiremo ovviamente insieme questo evento, ma preparatevi per bene perché lo sapete come funzionano gli show del buon Jeff. No? In ogni caso, una live poraccia non si rifiuta mai. E passiamo alla notizia del giorno. Sia Nintendo che Sony hanno rilasciato i report finanziari del primo quarto dell'anno aziendale, che ricordiamo comprende i mesi di aprile, maggio e giugno 2021. In questi 3 mesi si possono osservare dei trend interessanti da parte di entrambe le compagnie e direi di iniziare proprio da Nintendo. Come già ampiamente preventivato dagli analisti e dalle proiezioni rese pubbliche da Nintendo, le vendite hardware e software della grande N hanno subito un netto calo rispetto ai risultati del 2020. Intendiamoci, Switch gode ancora di ottima salute e i profitti di Nintendo non sono certo irrisori, ma replicare il successo del 2020 era sostanzialmente impossibile. Questo perché pandemia e lockdown hanno giocato in favore del mercato videoludico, che ha visto degli incrementi stellari in ogni suo settore. Ora che la gente non è più confinata dentro casa, era logico aspettarsi una caduta di interesse nei confronti del medium videoludico. Switch però, come dicevamo, gode comunque di ottima salute. In 3 mesi sono state piazzate globalmente 4,45 milioni di unità, un calo netto del 21,7% rispetto ai 5,68 milioni dell'anno scorso. Interessante notare però come ad essere crollate siano state le vendite di Switch Lite, che ha toccato 1 milione e 140 mila unità vendute, mentre Switch base ha subito un incremento di oltre l'8%, vendendo ben 3 milioni e 310 mila unità. Questo significa che la console ha raggiunto un totale di ben 89 milioni di hardware piazzati dal 2017 e si avvicina sempre di più alla Wii, ferma a 101 milioni.
Bene anche i software, con ben 9 titoli che sono riusciti a sorpassare la soglia del milione. Tra i grandi classici che continuano a vendere come il pane, spuntano anche due new entry niente male. New Pokémon Snap, con oltre 2 milioni di copie vendute, e Mario Golf Super Rush, con 1.340.000 copie vendute. Sono numeri parecchio incoraggianti. Mario Golf, uscito il 25 giugno, in soli 5 giorni è diventato il secondo titolo più venduto di sempre della serie, dietro di un soffio a Mario Golf per Nintendo 64, mentre di New Pokémon Snap va ricordato che il titolo in Giappone è pubblicato da The Pokémon Company e non Nintendo, quindi nei 2 milioni non sono incluse le vendite avvenute sul suolo giapponese, il che potrebbe significare che il gioco sia già riuscito a sorpassare le vendite complessive dell'originale per Nintendo 64. Inoltre, guardando la classifica dei giochi più venduti di sempre su Nintendo Switch, le posizioni rimangono più o meno invariate, se non per una clamorosa eccezione. New Super Mario Bros. U Deluxe è stato buttato fuori dalla top 10 da Ring Fit Adventure, che conquista la 10ª posizione con 11,26 milioni di copie vendute. Un risultato fuori di testa. Come dicevamo in linea di massima, il calo di vendite c'è stato ed è abbastanza evidente, ma era stato ampiamente preventivato. Inoltre, i guadagni netti della compagnia parlano chiaro. Nintendo continua ad essere una dei leader incontrastati del settore. Sarà interessante vedere come continuerà il 2021 di Switch con le spinte fornite da Skyward Sword HD, Switch OLED e un terzo quarto, quello delle vacanze natalizie, che si preannuncia di fuoco. Ma Sony invece come se la passa? Ne avevamo già parlato in un TG Poro della scorsa settimana. PS5 ha già superato i 10 milioni di unità vendute. Un risultato incredibile considerata la carenza di semiconduttori che ha congestionato le fabbriche di tutto il mondo. Eppure Sony, grazie alla sua nuova piattaforma, è riuscita a confezionare un primo quarto dell'anno semplicemente da record. Il trend in effetti è simile a quello riscontrato con Nintendo, ma c'è innanzitutto una differenza abissale. Grazie alle vendite di PS5, Sony ha portato a casa incassi a dir poco impressionanti: 5,62 miliardi di dollari di fatturato e ben 761 milioni di dollari di profitto netto tra i mesi di aprile e giugno, il che lo rende il primo miglior quarto dell'anno di sempre, ottenuto non solo da Sony, ma da qualsiasi compagnia del settore. Con 2,3 milioni di unità che si aggiungono alla conta complessiva, PS5 ha raggiunto in 10 milioni di hardware totali, il che la mette allo stesso piano dei risultati ottenuti da PS4 in 3 quadrimestri dall'uscita, con la sola differenza che la domanda per PS5 è così alta che Sony non riesce a produrre abbastanza console, e mentre per PS4 si parlava di 10,4 milioni di console distribuite, con PS5 possiamo tranquillamente affermare che si tratta di unità vendute. In netto calo però risultano i software, che rispetto al precedente anno hanno visto un abbassamento drastico sia del fisico, sceso del 32,4%, che del digitale, sceso del 18,8%. Anche il PlayStation Plus ha subito una brusca frenata. Mentre i membri totali sono saliti a 46,3 milioni, gli utenti attivi sul PlayStation Network sono scesi dai 114 milioni del 2020 ai 104 del 2021. Questi sono solo alcuni dei dati più importanti. Se siete interessati ad esaminarli nel dettaglio e a compararli con la storia di Sony, vi lascio in descrizione il link al post apparso su Resetera che ho usato come riferimento. È pieno di grafici semplici da leggere e molto esaustivi, io ve lo consiglio. Comunque, ancora una volta va ribadito quanto sia impressionante l'ascesa di PS5, che nonostante tutto continua a vendere molto velocemente. Sony ha dichiarato di essersi assicurata la disponibilità di componenti per produrre almeno altri 12 milioni di unità entro la fine dell'anno fiscale. Questo significherebbe chiudere con 14,8 milioni di console in un solo anno e arrivare così a sorpassare i 20 milioni ottenuti con PS4 nello stesso arco di tempo. Secondo voi Sony riuscirà a surclassare il successo incredibile di PS4? Insomma, è chiaro che il mercato sta subendo una netta flessione, ma sia Switch che PS5 continuano con un trend più che positivo di crescita, anche se non ai livelli dei risultati ottenuti da Nintendo e Sony lo scorso anno. Sarà molto interessante vedere, da un lato, se OLED unita alla lineup futura di first party Nintendo riuscirà ad estendere il successo di Switch, e dall'altro, quanto PS5 riuscirà a vendere una volta che i ritmi di produzione saranno in grado di soddisfare la domanda degli utenti. I prossimi mesi saranno cruciali e credo che un'importanza enorme sarà giocata dal posizionamento strategico delle esclusive.
e aspettiamoci delle vacanze natalizie di fuoco, dove di sicuro ne vedremo delle belle. E questo poracci era tutto per oggi. Come al solito vi aspetto nei commenti per sapere la vostra. Cosa ne pensate dei risultati ottenuti da Nintendo e Sony in questa prima parte dell'anno fiscale? Sono curioso. Vi ringrazio comunque per essere arrivati fino in fondo e vi do appuntamento a domani per un nuovo video. Voi, intanto, nerdate forte! Io sono il Poro Switch, Michele PS5, ciao! Ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa!